grande buongiorno, categoria. Buongiorno, perché in realtà oggi è ancora giorno. È giorno, sera. Come si vede dalla luce. Sì, perché questa settimana su Twitch ci sarà tutta la settimana Sanremo. Quindi facciamo questa reaction off live. 54esima puntata. 54esima puntata di primo appuntamento. Ribadisco che sappiamo che è uscita la puntata di De Carli. La faremo. Sì, la faremo dopo Sanremo. Esatto, quindi portate il format, perché sennò non faremo neanche quella. Quindi io voglio un like, iscrizione al canale, yes, commento qua sotto. E andate di muletto. Partiamo già con delle dita che fuoriescono senza preavviso. Sono le tue scarpe, sì, quelle. Ma dovrebbero mettere un sottotitolato, esatto, che è un alert, un qualcosa. Sono Agnese e Francesco, palesemente gemelli. Siamo una coppia di amici, diciamo, da un po' di anni. Ah, ecco, perché non erano gemelli. No, io non sento niente. Una coppia che scoppia di amici? Ma che cazzo ne so, non sento. Sì. Eravamo più che amici. Sì. Più che amici. Erano più che amici, sì. Lui c'era fa... dell'amore. Sì, ma lasciate, siamo di nuovo amici. Lei non è convinta. Agnese Marcuzzi Gherardini. Marcuzzi? Ma ha detto è tipo una contessa. Essendo cresciuti in due ceti sociali diversi. Centri sociali diversi. Ceti sociali, lei mi sa che è una... Mi sembrava una cosa carina, no? Cosa, lasciarsi? Penso venire qua insieme. Ah. La signorina qui. Grazie. Ma lui, secondo me, non ha tolto la cosa che ti danno quando compri la giacca. La stampella. Voglio vedere un po' Francesco come si approccerebbe con un'altra persona. Ma cos'è, un gioco cattivo? Non lo so. Quell'educazione che ho ricevuto, che è molto diversa dalla sua. Lei è tutta posata, guarda, tutta composta. Sì, è una forchetta. Sembra una forchetta. Ma su cosa non andavate d'accordo come fidanzati? L'educazione totalmente, esatto, diversa. Educazione siberiana. Beh, lui non mi sembra maleducato comunque. Che è, purtroppo non ha il sangue blu. Il titolo non binario della mia famiglia sarebbe di Conte. Per la legge italiana mi posso definire Lady. Lely. Lady. Lady. Ah. Lady. Non mi posso impiantare un microfono nella gola. Ma quindi lo correggeva, lo bacchettava? Sì, sì. Sul modo di vestire, il modo di scrivere messaggi su WhatsApp. La madonna, mi sembra un po' eccessivo. Signorina Lady. Che problema aveva nei messaggi? No, la punteggiatura. Fa il flusso di coscienza, James Joyce, madonna mia. Sempre lì, e invece lui voleva fare dell'arte. Non è stato capito. C'è un pizzico di gelosia l'uno verso l'altro. Io sì, sono gelosa. Sì. Ma cosa fate lì? Ma perché? Vorrei questa ragazza magari simile all'Agnese. Cosa? Simile all'Agnese? Esatto. Ho capito, simile irlandese. Un po' meno impostata. Che lasciasse... Oddio, dalla maglietta mi sa che è tendenzialmente... Molto meno impostata. Una serial killer. Che vede gli altri e che pensano gli altri. Beh. Il bancone, ci sono Agnese e Francesco. Cosa? Sì, sì. Che cosa? Lui gli ha appena detto che... L'ha tradita con la migliore amica. Oppure gli ha detto che gli ha buttato il set di... Tazze. Regalate dalla sua famiglia, sì, sai, la classe. La pimpa. Tera, sono venuti qui nel nostro ristorante insieme. Ho capito? E quindi? Ho capito. No, te lo dico. E allora bevete gusti. E così è successo, poverino. Mi chiamo Leonardo, ho 65 anni, vengo da Milano e sono fisioterapista. Guarda, ne avrei giusto bisogno, caro Leo. Sono single perché dopo... Oh, quanti colori, che bello! La mia ex moglie ha deciso di prendersi la sua libertà. Niente, è andata a prendere le sigarette pure lei. Niente. Come? Grazie. Sono lasciato in malo modo perché purtroppo... Attenzione, il tavolo! Mica, Leo, il tavolo! Sono qua per cercare qualche persona. Occhio. Questo è un neo. E poi? È un radar di capire se ho di fronte la persona e la donna giusta che è per me. Si illumina di rosso poi. È rudo, è Babbo Natale. Molto gentile, grazie Matti. Buonasera. Lo vedi, tutti ci stanno chiedendo la puntata con Leonardo, noi stiamo facendo la puntata con Leonardo. Non è lui De Carli. Ah no? Io solo ho letto, fate la puntata, sì, con, sì, Leonardo. Adesso fa il castoro. E la stiamo facendo. Sono Nicoletta, ho 60 anni, ho anche un negozio di camicie che disegno personalmente. Di camicie? Wow, sì. Ho due figli, il primo è figlio di un'estate. Un'estraterrestre. Di un'estraterrestre. Sono Alessandro il Medo. Molto lieta. Onoratissimo. Ma lei per caso una camicia la vuole? Credo di aver spezzato parecchi cuori. Ah. Non sono mai stata lasciata.
l'ho sempre lasciato. Una donna di polso. Madonna, fin troppo però. Taglia corto. Direi polsino anche. Calcolando che... La mia ultima storia è finita perché si è tagliato i baffi. Cosa stava facendo Leonardo lì? Si masticava la lingua. No, sta usando il radar. Lì si è iniziato a pulsare. Buonasera. Buonasera. Oh, carissima! Guarda che stavo dando! Oh, zia! Posso aiutarti con la mi sedia? Mi metto di qua? Sì, sì. C'è il girello, cos'è? Sì, ma da laggiù me lo dici, posso aiutarti con la sedia. Vieni, no? Sono fisioterapista. Punto a tuo favore. Sono uno che purtroppo va subito... Cosa avrà voluto radar, dire? Il radar. Di fartene uno per provare una manualità. Guarda, diversa. Che ne so, io non che si ora... sa mai. Dobbiamo fare la cena o possiamo andare a... Giusta. Guarda come si scassa! Si scassa il bolleo! Mi chiamo Matilda, ho 21 anni. Ti giuro che se la vedevo per strada avrei detto che si chiamava Matilda. Ah, la faccia da Matilda. La faccia sì. Da Matilda. La mia passione per serial killer è nata proprio dal momento in cui ho scoperto la passione per la psicologia. Guarda che avevi ragione all'inizio, la passione per i serial killer. Raga, ah, io... sì. Voi ridete, io ne ho conosciuta una. E mi sono innamorata di parecchi serial killer. Ma si è innamorata di parecchi serial killer? Te l'ho detto, okay. The Following. Quanto sono i serial killer, i problemi di serial killer non mi posso commentare poi. Sì, però sì, Matilda, anche... apri la bocca, ti prego! Madonna, 50 Cent, che bro. Velocità. Io comunque non gli darò niente perché... Non si sa mai nella vita. Sono single perché non trovo nessuno che mi piace semplicemente. No, più che altro sono tutti in carcere quelli che mi piacciono, nel senso... O morti. Matilda. Francesco. Agnese. Matilda. Si stanno chiedendo perché sì. Sono due. Bella mia migliore amica. Ok. Ok. L'ex fidanzata. E l'ex fidanzata. Ok. Sì. Cioè proprio l'apoteosi del oh mio Dio scappo adesso subito. Insomma, ma te suoni qualche strumento? La prima domanda. Neanche come ti chiami? Piffero. Io ho iniziato con la batteria. Sono finito all'ocarina. Io lo sto dicendo dall'inizio, l'ansia di sbagliare i verbi. Mi ha sbagliato il programma. Ma lui non voleva essere lì, non vedi come in difficoltà. Lui è il conte Gaspare lui. Ah, il conte Gaspare di? Di sto cazzo! No! Sono una persona. No, lasciamo stare. Beh, non ho capito, quindi? Forse un po' sono Principe Azzurro. Signor Azzurro, gradisce un calice di bollicine? Io sono Agnese. Paolo, piacere. Piacere. C'è un cringe nell'aria. Il tuo nome? Matilda. Lui vuole Matilda. È la più vicina, dall'altra parte di tutto. Mi sa che bisogna spiegare la situazione. Forse sì. Noi due siamo migliori amici, sì. Ma eravamo ex. Comunque credo a questo punto che questa sia per te. Ma no, ma non hai capito una sega! Ma ti hanno appena spiegato tutto! No, no. Lui ha capito. Questo è un tentativo disperato, perché a lui piace lei. Gli ha detto già no! Capito? Ho ben capito. Vabbè, nel dubbio! Nessuno aspetta! Facciamo tutti con Francesco! Vai, Francesco! Ma è bellissimo! È una delle scene più belle di sempre! Cioè, questo è cinema, eh! Questa scena si chiama L'imbarazzo. Questo è metafisico. Insomma... Tutto sta nello scegliere bene la domanda da fare per tenere alto il livello di commento. Eccolo lì, lo spadellatore folle! Io disegno camicie e è un lavoro che amo. L'uomo dei miei sogni potrà entrare, ma non stazionare. Quindi non deve vuole... fare il suo. È un animale libero. Tu ami le camicie? Di solito... Le usi. Quando io faccio le vetrine... Che problema ha con le camicie, Leonardo? No, io comunque... Ah, una volta! Ma come? Ma perché si è bloccato? Io dalla mia deformazione professionale ti avrei già messo a posto il nodo della cravatta. Lui ghigna solo. Con la mia ex moglie non ho mantenuto rapporti. Un giorno, non volendo, l'ho incontrata per strada, l'ho salutata e non mi ha risposto. Sì, vabbè. 35 anni di matrimonio. Ma e non mi saluti per strada. Ma non c'erano segnali, secondo te, prima? Prima! No, secondo me non o magari non vedevo io. Hai un radar, hai detto! Hai un radar! Sto gonfiando un po' di palloncini per abbellire un po' il bagno. E di fare il bagno dell'amore. Io quando vado in bagno voglio solo cagare, nel senso, non è che mi servono i palloncini. Siamo migliori amici, stessa università, tutto insieme. Ah.
Cioè, se ti metti con lui, ti metti con lei. E se ti metti con lei, ti metti con lui. Esatto. Sto laureando, finito la triennale. Scienze dell'alimentazione. Beh, c'è feeling tra di loro che non devono uscire insieme. Particolare. Mia madre è nutrizionista. Davvero? Sì. Non è vero, ora solo attaccare bottone. Sono una bagnina. Ah, dai, sai anch'io. Faccio un nuoto da... Francesco è lì che dice, ma io... poi tra l'altro fai il prestigiatore, ma... dovresti essere tu lì a tenere banco. Interessante. Capisco quando piaccio a un ragazzo perché inizia a farmi più domande sulla mia vita. Quindi le sto facendo all'altro. E le sta facendo palesemente tutte. Ma lei l'ha già capito. No, io in un paesino, più sulla montagna in realtà. Vabbè, possiamo andare a casa, tanto qui non serve un cazzo. Il primo tavolo è pronto. Ok. Seguitemi. Quindi noi due siamo... Ok. Ok. Finalmente. Sono Mattia, ho 29 anni, sono nato il 26 dicembre 1990. E secondo me vieni dal Veneto. Arrivo da in provincia di Padova. Siete Padova! Mi hanno comprato la prima moto. Ho iniziato a fare pilota di enduro. Tu cazzo! Ho fatto anche un terzo europeo. Porca boia. 3 marzo 2013, ero in una gara, ero a Udine. No. Schiacciamento delle vertebre e lesione del midollo. La mia preoccupazione dopo di non muovere più le gambe era di non poter avere più rapporti sessuali. Oh, mica onesto, finalmente uno che lo dice. Ma cosa che pensi, sì. Il giorno che sono riuscito a fare l'amore per la prima volta è stato un giorno meraviglioso. Allora non mi sono più fermato. Grande. Che top. Poi gloria, fango perché mi piace sporcarmi. Poi gloria perché quando sono nel fango ho la pace dei sensi, quindi è la mia gloria. È super mega solare. Che come te, arido, che schifo. Dal nulla! Sono Sandy, ho 26 anni e vengo da Verona. Ciao Sandy! Mia mamma è russa, invece mio padre è ucraino. Buonasera. Che bei capelli! Potresti dare una mano a tirare sulle maniche della camicia? Certo, assolutamente. Cosa c'entra le maniche con le gambe? Niente. Come se le tira su con gli altri? Non è capace di tirarsi sulle maniche, semplicemente. Diciamo che la mia disabilità è nella testa, non è nella... Ha riassunto tutto. Gentilissimo. Beh, così ha rotto anche il ghiaccio, però. Magari l'ho fatto apposta per avvicinarsi e avere un contatto. Qual è stato il paese che ti è piaciuto di più? Madonna, ma lei ha preso l'orto. Tutto l'orto ha preso lei. Lui solo del prosciutto, così. Perché ho una casa al mare io. Dov'è? In Gargano. Bazzeccole. Però sicuramente a trovarti. Col futuro anche una convivenza. Casa nel Gargano, fisioterapista. Cosa vuoi di più? La cosa migliore che potrebbe capitarmi in questo primo appuntamento sarebbe quella di conoscere un uomo che mi lascia senza parole. Beh, Leonardo è quell'uomo. Ma parla solo lei. Lui... Lui fa le facce. Però potrebbe. No, anche perché prendo... Sì, ma è lei che non lo lascia parlare però, lui prova. Lui anche, cioè, interrompe da solo, non è lei che lo interrompe. Se guida l'altro io guardo lo specchietto. Che troppo abituata a guidare la mia vita. Ma lui non dice niente. Lui si è inceppato palesemente il software. Che questa sera si è presentato al suo primo appuntamento con la ex. Comunque il Franci, guardalo, è un cerbiatto sperduto nella foresta, ma guardalo, il piccolo Franci. Quello che ho provato con l'annese è stato forte. Alla fine è la mia migliore amica che esce con un altro. Mio amico. Lui è innamorato ancora di niente. Sì. Ma boh, a me pare difficile che siano solo amici, eh. Ah, i mezzi di uccisioni. Io sono più sui metodi di tortura in realtà. Sui metodi di tortura. Sempre con qualche difetto fisico. Sono kebab che ci ha creduto di più. Tendo molto più a vedere come... Cercando di uccidere il tavolo. Sì. Non mi guardi più, mi viene l'ansia, quindi non mi guardo. Ma allora! Sì, però così tu non mangi niente mentre mangio io. Aspetta, no, veramente. Nemmeno una... Posso fare un gesto nobile? Posso portarle un raviolo? Uno. Si immaginano la nobiltà come qualcosa tipo di irraggiungibile. Invece devi solo avere la botta di culo di nascita. Sì. Fai gli amici e ti trasferisci. Poi ti rifai gli amici e ti ritrasferisci. Mica così cresci da sola, cavolo, come fai? E tu invece... Io infatti adesso mi sento abbastanza monotono. Paolo si sta dimostrando assolutamente monotono. Il gesto nobile
Grazie. Mica, proprio un raviolo. Un certo raffinatezza. Sì, è vero, ti sta bene proprio. Prova a mettertelo addosso. In fronte. Perché il problema della disabilità non è la carrozzina, è andare in bagno. Non pensare male, funziona tutto. Però... Vedi che comunque ci scherza, però alla fine ti dà tutte le cose che vuoi sapere. Sì, ma così si fa. Così sì. Le good vibes, come si dice, mi fanno impazzire. Oddio, le scippo già tantissimo, non so perché. Vedo che sei una persona calma, tranquilla e serafica. Che vuol dire serafica? Alexa, cosa vuol dire serafica? Serafica è una forma della parola serafico che significa, nella teologia cristiana, di serafino. Oh. E proprio dei serafini per altri significati. Chiedimi altre definizioni per serafico. Guarda, prova a cercare vai a fare in culo. Ho gioviale e ridente tranquillità. Una persona tranquilla, ok. Ce l'abbiamo fatta. Tranquillo. Mica, poi dirò serafico. Mica, sei una tranquillona. Non so se sono piaciuta a Leonardo. Io non l'ho capito perché lui fa solo... Però mi ha anche fatto capire che a lui piacerebbe avere una donna a casa la sera. E io no. Leonardo mi piace perché non mi ha annoiata. C'è un però? Appuntamento direi che è andato bene. Sì, assolutamente. Quindi sì? Ma è giusto... Oh, è giusto che sia così, è andato bene, punto. Poi se tra un mese lui la vuole a casa, lei non ci vuole andare... Boh. Conoscenza deve proseguire perché mi hai promesso. Ci mancherà. Uno, un massaggio. Ah, quindi lo vuole sfruttare. 2-3 ore posso farci. Va bene. Beh. Ok. Dai, che carini. Per me già sarebbe troppo strano essere tipo migliore amica con l'ex ragazza. Scioccato questa cosa. Effettivamente. Mi affascina il mondo esoterico. Quindi, no, aspetta, cos'è che... Ah, tendenzialmente... Portiamo dei cappucci a volte. A volte mettiamo dei cappucci. Ma niente di serio, Cioè, vuoi vedere un gioco di magia? Oh. Sì. Provare... a indovinare insomma la sua carta. Lei sarebbe stata più interessata se lui avesse detto: io con queste carte commetto degli omicidi seriali. Periodo difficile abbiamo avuto tutti nella vita, no? E lui è l'unico che mi è stato vicino in quel periodo difficile. Pensavo che fosse lui il periodo difficile. No, infatti, stavo dicendo: ma povero Francesco! Ha avuto qualche ragazza. E perché non l'hai portata? Tanto portiamo tutti qui. Eccolo! Eccolo, eccolo! Cipolla? Mi sono innamorata all'età di 18 anni. Fino a quando non è diventato dipendente dalla PlayStation. Ah, grande danno! Sono riuscita a stare per 5 anni con lui nonostante lui non mi amasse e non mi avesse mai detto ti amo. Cavolacci! Gli ha comprato anche tutti i giochi, pazzesco. No. Non ho mai ricevuto un ti amo. Te lo dico 15 volte al giorno. Ci ho fatto io la scelta di lasciarlo. L'ha lasciato in GTA mentre giocavano. Sì. Perché lui non la cagava. Allora è dovuta comprarsi il gioco. È entrata, si è fatta il personaggio e l'ha lasciato. Sì. Le ragazze belle non mi fanno paura. Dai, io li voglio. Sono bellissimi. Possono davvero diventare così amici da condividere addirittura un primo appuntamento? Pensavo il cesso. E come va? Non lo so, se la dirà un po' troppo. Non sembrava. Chi se la dirà un po' troppo? Francesco! Il fra. Non ho capito niente. Ma dove? Ah, ok. Andiamo a sentire. Ti giuro, ma loro sono usciti da una da una serie TV americana. Quindi dolce impossibile. Non si acchiappano proprio per te. Ciao. Io vado. Mi dispiace, ma... Vado. Va. Per me va benissimo, sta tranquilla. Ti prendo il sovrappio. Grazie. Sì, ma lascia la metà sul tavolo, però. Adesso la migliore amica, ma anche perché ci ha lasciato da poco, fondamentalmente. Non è passato tanto tempo. Beh, ha ragione su questo. Sì, però dai, almeno portala a termine. Cioè, sì, ormai ti manca poco. Matilda, no, non la rivedrei mai più, sinceramente. Non si sono proprio acchiappati per niente. Cioè, almeno da parte di tutte e due, quindi nessuno dei due ci è rimasto male, sì. Dai. Io, okay. L'ammarico di questa cosa è il nostro ospite. Ma non paghi se ti... Ma piantatemi lì allora! Ma andava meglio così, mi andava! Non spendevo dei soldi! Non capisco veramente l'educazione. Io sarei andata lì al tavolo e con molta noblesse oblige. Noblesse oblition. Hai capito? Noblesse oblition. Non opiscio, oblige. vabbè, il triple. Grazie comunque, Francesco. Grazie comunque. Io vorrei rivederti. Ok. Non se lo aspettava neanche lui, secondo me, sì. Questo tuo essere sempre molto impostata. Un po' troppo per tutta la serata.
ci sta, dai. Grazie comunque della cena. Perfetto, educatissimo. Sì, sì, sì. Bravo. Lei è morta un po' dentro. Vabbè, ma muori sempre un po' dentro. Però come gliel'ha spiegato in modo proprio giusto, cioè. Insomma. Mi sono girato. Tanto finiranno sposati sti due. Sì, sì. Sono già innamorato. Amore, lo adoro. Grazie. Mi permetti? Ma stai scherzando? No. Digli di sì una volta. Oh, non vorrà mica far pagare un disabile. Sciopo! Tutti i capelli che ci sono lì. Posso essere me stesso? Ciao Sandy, amore mio. Ciao Sandy, amore mio. Posso essere me stesso? Pensavo che tirava qualche porco. E voglio rivedermi? No. Sì. Ah, oh, belli. Sì. Io faccio le scatole e tu le rompi. Va bene? Ah, bravo. Loro! Ah, coppia perfetta. Matilde e Francesco non si sono mai più sentiti. Okay. Matilde è ancora single e prosegue i suoi studi sulle menti dei serial killer. Oh, no. Francesco è single e continua a fare pratica come prestigiatore. In compenso, Matilde e Agnese sono diventate amiche sui social. Ah! Agnese è tornata a frequentare le sue cene di gala, sperando di incontrare lì il suo gentiluomo. Paolo, dopo la cena, si è tolto la giacca ed è andato a bere una birra con i miei amici. È ancora single, ma ora sa che vuole una ragazza alla mano. Ok. Leonardo e Nicoletta si sono frequentati per un po'. L'aveva detto. Ok. Di passaggio. Lui ha provato più volte a invitarla nella sua casa in Puglia, ma lei ha sempre declinato l'invito e con il tempo si sono persi di vista. Ma no, ci voleva andare. Nicoletta continua a essere una donna che sfugge alle relazioni serie, tanto che passa la maggior parte del suo tempo libero con il suo bambolotto Paolo. È il manichino delle camicie. Ah! Mattia e Sandy si sentono tutti i giorni e quando il loro lavoro lo permette si vedono. Sandy sta cercando di capire se Mattia sia l'uomo giusto per lei. No. Mattia nel frattempo ha vinto il campionato di autocross kart e ci prova in tutti i modi a conquistare Sandy. Dai! Attrezzista, voglio salutare Alessandro di Paolo Antonio. Qua ciao Alessandro! Ciao